Sì, abbiamo approcciato la gara nella maniera perfetta, trovando con facilità il canestro, grazie a ottime percentuali, però credo onestamente anche a una altissima qualità delle nostre scelte offensive. E in difesa siamo stati solidi, anche se poi Roseto, con i giocatori che è in campo, riesce comunque anche in difficoltà a trovare dei canestri, a trovare delle situazioni importanti, soprattutto con una spinta amorosa. Il secondo tempo, dal mio punto di vista, sono 4, non è stata sulla falsariga del primo, quindi siamo andati all'intervallo con un vantaggio importante, che ci ha dato molto, perché era quello che ci stava dando dei frutti e siamo stati bravi a farlo. Poi comunque abbiamo parzialmente, in alcuni momenti ci siamo un attimo disuniti, qualche palla persa di troppo, qualche scelta un po' affrettata, però è chiaro. Giocare qui a Roseto non è facile, a un certo punto il pubblico era in gara, la pressione di Roseto è aumentata e abbiamo avuto qualche momento di difficoltà, però devo dire che nel complesso credo abbastanza oggettivamente sia stata una gara condotta dall'inizio alla fine, con vedo 5 giocatori in doppia cifra, con una squadra che si è passata la palla, ha trovato delle soluzioni importanti, quindi sono molto contento perché probabilmente dal punto di vista della crescita di questa squadra, a cui devo chiaramente continuare a dire grazie per quello che stanno facendo, una vittoria in questo modo, su un campo difficile, con questa personalità, è forse quello che ci è mancato. Ecco, abbiamo vinto con la Virtus Bologna in trasferta, ma era praticamente all'inizio del campionato. Secondo me adesso, con l'importanza dei 2 punti, con la classifica, con le pressioni, e anche con il nostro status che nel tempo è cambiato, venire qui a Roseto e giocare questa pallacanestro in questo modo è sicuramente qualcosa di importante, quindi dico grazie ai ragazzi e siamo stati bravi. 7 su 8, se non sbaglio, 7 delle ultime 8, stabilmente le prime 4. Insomma, insieme a Roseto eravate un po' le squadre sorpresa ad oggi. Avete vinto questo spareggio con le due notelie del campionato, secondo molti addetti ai lavori. Sì, credo che oggettivamente, come ho detto nelle prepartita, noi Roseto siamo le due sorprese del campionato, perché lo stiamo dimostrando, perché con dei budget più o meno simili ci stiamo facendo rispettare contro squadre che avevano progetti diversi o hanno tuttora dei progetti diversi, quindi sicuramente va merito a queste due squadre di aver fatto un campionato importante. Anche la stagione di Roseto secondo me non cambia, l'importanza della stagione che ha fatto Roseto secondo me non cambia per queste due sconfitte consecutive. Per noi era una vittoria importante perché chiaramente adesso l'obiettivo è provarci ad arrivare tra le prime 4, che significherebbe darci il vantaggio almeno nel primo turno di giocare un eventuale bella in casa, e avevamo di fronte 2 trasferte, Roseto e Chieti, difficili per tanti motivi, per l'ambiente, per la qualità delle squadre, per l'importanza che sarà anche la prossima a Chieti, perché troveremo una squadra che dovrà fare di tutto per batterci, per salvarsi. L'ultima a Mantova, idem con in casa, e quindi iniziare questo rush che deve gratificarci molto. Una riflessione sulle vostre scelte difensive, ok? Fulz non è mai riuscito a giocare, però conosciamo il professore che fa. Questa cosa produce molti punti ravvicinati, quindi è una cosa molto preziosa se riuscite a togliere. E anche Amoroso, che quasi mai è riuscito a girarsi, perché l'ha messo in campo. Sì, abbiamo fatto queste due scelte molto evidenti. Conosciamo le qualità di Fulz, che è un giocatore capace di mettere il ritmo un po' ai compagni. E secondo me era quello che volevamo togliere. Poi purtroppo i 30 punti a partita di Smith non riesce a toglierli, ed è stato così alcune conclusioni di Amoroso, però sicuramente, ecco, non dare il pick and pop a Amoroso, quindi non dargli il tiro da 3 punti, non dargli le sue separazioni, i vantaggi che crea da quello, e sul pick and roll rischiare qualcosa con lui, però ecco, non dare facili punti a Sherrod, di fatto è un giocatore che finisce lì sotto, sono punti ad altissima percentuale, è stato quello che non volevamo. Poi chiaramente quando le cose vanno bene Piano è partita gratificante, il piano partita oggi è stato, ma non solo dal punto di vista offensivo, secondo me dove siamo stati veramente bravi è stato in attacco, perché in attacco abbiamo attaccato bene lo show, abbiamo mosso la palla, poi a un certo punto abbiamo iniziato a dare palla dentro, siamo stati veramente, veramente molto bravi.
Coach Ney è un rappresentante insieme a Di Paolo Antonio della Nouvelle Vague di questi giovani allenatori, anche se è al terzo anno a Ravenna. Quindi cosa ci sente, si sente dire come rappresentante di questa giovane generazione di allenatori che sta facendo bene sul campo, passando anche per l'assistentato? Lei veniva da Roma, Emanuele di altri anni da Capodanno. Sì, abbiamo, con Emanuele abbiamo fatto un percorso più o meno simile. C'è pure lo stesso agente, se non sbaglio, Puccio Lorenzo. Sì, sì. Lui comunque festeggia. Quindi sono contento per me, ma sono contento anche per la sua stagione, sono contento per il fatto che le società iniziano a fidarsi, diciamo, tra virgolette, di noi un po' più giovani. Credo che abbiamo fatto un percorso importante, abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo imparato tanto dalle nostre esperienze e quindi è bello vedere che poi questo porta ai propri frutti. Non è una cosa automatica perché poi ci vogliono tanti componenti, perché passare tra a fare l'assistente ed essere un capo allenatore si ribalta il mondo, però secondo me sicuramente aver lavorato a certi livelli, aver fatto delle esperienze poi ti servono quando ti ritrovi a dover prendere delle decisioni. Quindi ribadisco, sono contento per me, sono contento per Emanuele e mi auguro che nel tempo, non se ne vogliano i più esperti, ci sia sempre più spazio per noi giovani. Grazie, complimenti.